Il bradipo dell'era moderna si suddivide in 5 specie diverse. La principale distinzione riguarda le zampe, che possono essere a 2 dita o a 3 dita. Per nostra convenienza ci concentreremo sul bradipo a 3 dita. Il bradipo ha una folta pelliccia, il cui colore si mimetizza con l'ambiente che lo circonda. A dispetto di altri animali, i peli del bradipo si curvano nella direzione opposta, dal ventre verso il dorso. Spesso, nella stagione delle piogge, la sua pelliccia viene ricoperta di alghe che lo aiutano a nascondersi da predatori, tra cui l'uomo, i serpenti e i bambini con i bastoni. Ehi, ma non ha le caramelle dentro! No, no! I bradipi fanno la maggior parte delle cose sottosopra perché vivono sugli alberi. Alcune cose che fanno all'inverso è mangiare, dormire ed essere sacrificati. Siccome vivono una vita sottosopra, molti dei loro organi interni, come il fegato, lo stomaco, la milza e il pancreas, sono situati in posti diversi da quelli di altri mammiferi. Mi ha fatto un ragù di milza! A volte i bradipi emettono un grido o un sibilo. Il bradipo ha un metabolismo molto lento, perciò può vivere con piccole quantità di cibo. Il bradipo non ha denti incisivi per tagliare il cibo e strappa le foglie con le sue labbra resistenti. Questo è causa di un bleso laterale quando il bradipo parla. Zit, il bradipolpo! Sulla terraferma i bradipi sono lenti e piagnucolosi. Mi è appena scappato un qualcosa dalle parti basse. Ma sono degli eccezionali nuotatori.